Salve a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questa top che è tornata dopo tanto tempo nel nuovo anno 2022, in senso non l'avevo fatta top. Per chi non le conoscesse ed è iscritto da poco al canale, sono delle top personali che mi mandano i miei iscritti e se volete anche voi me le potete mandare, non fatevi scrupoli, non fate problemi, dice, a me ne conosco pochi or. Bisogna arrivare almeno a 10 film che vi sono garbati e io ne parlerò e dirò la mia. Senza, mi raccomando, offendervi se il film in questione mi faccia cagare o non mi piace. Quindi, bando alle ciance, parliamo della top 10 del nostro Dave Corster, che è un iscritto che, diciamo che non ho letto ancora i titoli, voglio leggere proprio così a sorpresa, così sentirete il mio stupore, che questo iscritto certe volte ne abbiamo avute di conversazioni costruttive, nel senso che certe cose in lui non ci piacciono, certe cose a me piacevano, e tanti film, diciamo, poche volte eravamo d'accordo. Ma vediamo un po' la sua top. Formata da 5 classici e 5 moderni. Vediamo un po' cosa ci sta mettendo il nostro Dave Corser. Non ha messo in ordine numerico. Quindi io parto così, è casuale. Partiamo da quelli classici. Halloween. Tu mi tocchi qua, un film che ho visto ma centinaia di volte. Diretto da John Carpenter. Un filmone che ai tempi quando uscì è stato distrutto dalla critica, ma il pubblico piacque. Piacque molto. E da qui abbiamo capito che la critica certe volte non è che è sempre. Ha sempre ragione, ecco, anche il pubblico ha voce in capitolo. E beh, come sapete, ha continuato, sono usciti anche i vari reboot. Ora sto aspettando il 3 marzo, mi arriva il Blu-ray, così ne posso parlare. E casomai vi parlo prima di che esca in Blu-ray quello lì, vi parlo di Halloween 2018. Bel film che consiglio a chiunque, è un must have per la notte di Halloween, è il top vedersi Halloween. Michael Myers è immenso, è un personaggio che rimane nella storia, è incredibile dopo 50 anni. È veramente mette paura. 50 anni? Forse anche un po' meno, perdonatemi. Parliamo dell'altro New Nightmare. New Nightmare? Forse voleva parlare. Di Nightmare con Freddy Krueger o New Nightmare? Cos'è New Nightmare? Aspettate, ragazzi, ricerca in diretta, veloce. Ah, nuovo incubo. New Nightmare è praticamente il settimo capitolo di Nightmare, perché qua veramente non mi ricordavo in italiano. Nightmare 1994. Anche se è uscito nel mio anno, non è che mi abbia fatto impazzire. Nel senso, sì, l'idea è buona, è figa la cosa che prende i film di Nightmare, sono dei film, e lei interpreta se stessa, che però è vittima proprio di questi incubi, che quasi quasi Freddy Krueger sembrerebbe diventare realtà dal film a qualcosa di tangibile. Veramente un'ottima idea, ma mi ha annoiato molto, ecco, non mi ha intrattenuto proprio tanto tanto, anche se l'idea è bella, ci sta che la protagonista dovrà combattere con questo Freddy Krueger ormai diventato realtà quasi quasi. Quindi non so, a me non mi ha fatto impazzire. Fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti, anche tu Dave Corsair, fammi sapere perché hai scelto proprio il capitolo 7 di Nightmare e non, che ne so, come tutti gli altri Nightmare, il primo dell'84. Allora, ci siamo quasi. Partiamo a un altro Wes Craven, continuiamo con Scream 1 e 2. 3 e 4 gli ha fatto schifo, forse anche il 5, da come ho capito, se non so se l'ha visto, io non l'ho visto il quinto. Primo e secondo, il primo filmone che ha cambiato completamente il modo di fare i slasher e il modo come farli, nel senso che c'è l'ironia, che è un po' come una commedia horror.
Vabbè che poi Scary Movie è arrivato a farci la parodia e ha rovinato un po' tutto perché la gente lo inizia a confondere. Come cazzo puoi confondere Scary Movie con Scream? Per favore, dai. Scream 2 è... Scream 2 è un po' lì, secondo me, è là dove zoppica la saga. Diventa un thriller. Non è più uno slasher. Cambia, cerca di cambiare genere. Non mi piace. Lo trovo molto lento, noioso. Verso gli ultimi 40 minuti diventa più interessante. Con bei colpi di scena che non ti aspetterei mai. Ma come sapete, Scream continua per vari motivi. Passiamo al prossimo. La bambola assassina. Che dire a Bambola Assassina? 1 e 2. Sembra lui, però i primi due ti piacciono, Dario Corsair. Ma la moglie di Shaggy la vogliamo buttare? Che è un capolavoro? Eh? Vabbè. A ognuno ha i suoi gusti. La Bambola Assassina a me mi è piaciuto tantissimo. Lo vidi quando ero piccolo, anziché vedermi come tutti i bambini cartonimati. Io mi sono visto la Bambola Assassina e mi sono anche cagato sotto. Non volevo avere più bambole perché avevo paura che mi verrebbe ammazzato anche a me. Molto interessante, divertente, splatter. Shaki è un personaggio irriverente, divertente e fuori di testa completamente anche. Chi non sa la trama è praticamente un killer che è rincorso dalla polizia, si nasconde in questo centro commerciale, fa una macumba voodoo in una bambola e si trasferisce la sua anima che sta per crepare dentro sto bombolotto. Sto bombolotto poi finisce nelle mani di questo bambino che lui, prende il nostro Charles, che però si fa chiamare Chucky, vorrebbe entrare nel corpo del ragazzino e vivere una nuova vita. E quindi il bambino, fino all'età adulta, cerca sempre di levarselo dai coglioni. Che questa è la trama alla fine. Devo vedere la serie TV di Chucky. Christine, la macchina infernale. Qua ragazzi, torniamo con John Carpenter. Tratto dal libro di Stephen King, filmone che prende ancora oggi è attualissimo. Ovvero un ragazzo sfigato che grazie a questa macchina che gli mette pure il nome Christine. Lui si sente meglio, nel senso si sente, grazie all'oggetto, si sente una persona migliore. È come oggi per dire quando si comprano l'iPhone, che rimangono sempre degli stronzi rincoglioniti, ma avendo l'iPhone si sentono quella cosa in più, superiori, si sentono più sicuri di loro. E quindi questa macchina non è proprio una macchina normale, perché ha un'anima un po' malvagia, che inizierà a ammazzare quelli che gli rompono i coglioni a lui. Questa è la fine, la trama di Christine. Molto interessante, bella fotografia, belle musiche, ottima atmosfera. Io ho anche la Steelbook che me la sono comprata immediatamente della Sony. Casomai un giorno farò un video sulle Steelbook. Parliamo degli horror moderni. Ready or Not. Ready or Not. Vediamo, può essere che me l'ha scritto in inglese e poi è qualcos'altro. Ah, è che me lo ricordo. Ma perché me lo scrivi? Vuoi fare l'americano? Dave Corsair. Finché morte non ci separie. Film molto divertente con Samara Weaving, che veramente qua è bestiale. Mi è piaciuto davvero tanto. Molto divertente. Anche se la trama è semplice, nel senso che non c'è niente di eccezionale, però come è costruito la trama e tutto è troppo figo. Cioè il fatto che si fa sto gioco e poi c'è Fake Spoon in questo, diciamo, tuo compagno, questo gioco mortale che alla fine bisogna sacrificare e lei deve scappare a destra e a manca. Ho fatto anche la recensione di questo film. Peccato che nessuno, poca gente l'ha visto. E se lo volete vedere, lo trovate su Disney Plus. Perché si è preso i diritti, quindi ce l'ha lui. Altro film. Altra corsa. Come direbbe il Frusciante. Freaky. Altro film freschissimo. Anche questo qua è uscito. Devo uscire periodo pandemia, poi sono spostato.
Ma veramente, qua veramente arriviamo ai livelli incredibili. Qua mischia lo slasher, mischia la commedia. Ci abbiamo dei personaggi incredibili. Ci abbiamo Coso là, che, siccome c'è uno scambio, la trama è questa, c'è lei che si scambia con l'assassino. Quindi lei finisce nel corpo dell'assassino, l'assassino finisce nel corpo di lei e lui dice: minchia, sono nel corpo suo, ma a sto punto me ne approfitto e ammazzo più gente. Il problema è che essendo nel corpo di lei, ne piglia di batoste, perché da 1,90 m a 100 kg di peso, a fine una ragazza di 1,50 m che pesa 50 kg scarsi, ammazza qualcuno non sarà facile. Quindi è divertente questa cosa. Cioè, non è una stronzata che dice: ah, ecco, un dottor Cho è trasferitasi e lei è figa, è sempre forte. No, mi piace anche il cambiamento da sfigatella. Non si sa perché, come faccia il killer a truccarsi anche bene, meglio di lei. Boh, questo qua me lo faccio di queste domande. Come fa? Forse si truccava lui prima? Non lo so. Veramente bello, consigliatissimo. Poi la babysitter, cioè gli piacciono, a Dave Corsair gli piacciono i film horror comedy. Qua abbiamo di nuovo l'attrice che era anche protagonista in Ready or Not, ma in inglese, con passione non me lo ricordo più in italiano. Samara Weaving, veramente qua bravissima che fa questa babysitter che vorrebbe sacrificare il bambino che gli è stato affidato perché va male questo mentre il bambino sta dormendo, vorrebbe fare un sacrificio, ma questo qui alla fine si scopre che non è vergine. Quindi l'unica persona vergine dice: ce l'abbiamo appena di sopra, il bambino ci ha pure scoperti. E quindi inizierà la lotta tra il ragazzino e lei. Vi consiglio anche di vedere Babysitter 2, anche se non è come il primo, però non è male il secondo. Passiamo all'altro film, ovvero Willy's Wonderland. Minchia, quando mi ci sono divertito con Nicolas Cage, qua schizzatissimo, che non dice manco una parola per tutto il film, ma con 2 sguardi e 2 smorfie, cazzo, ti dice 2000 cose. Qua veramente Nicolas Cage arriva a un livello incredibile, qualitativamente registrato. Cioè, lo so che tanti ma è un film indipendente, non ne avete capito un cazzo, Nicolas Cage. Ricordatevi che è un premio Oscar, lo so che ha fatto un sacco di merda, ma lui si è ripreso e lo sta facendo vedere con questi film horror indipendenti, è andato a vedere cazzo Willy's Wonderland, top, anche se tanti dicono ha copiato Five Nights at Freddy's, sì, no, non lo so, però è figo il film, quindi è andato a vedere, il gioco non l'ho giocato, Five Nights at Freddy's là. Prossimo, sempre horror comedy, cioè probabilmente qua sono tutti horror comedy, perché anche Willy's Wonderland è anche una commedia alla fine dei conti. Auguri per la tua morte 1 e 2, che è lo stesso regista che ha fatto anche Freaky. Che dire auguri per la tua morte? Mi ci sono divertito un mondo, anche se è la stessa cosa, cioè riesce questo regista a prendere delle cose già fatte e trasformarle a modo suo, a farle però belle, cioè fighe, è figo la cosa che lei viene ammazzata d'assassino, lei ritorna in vita. Lo so che ci stanno altre cose così, lo so, c'è Edge of Tomorrow lì con Tom Cruise, lo so, però come viene costruito l'ironia, il killer con sta maschera da neonato, è troppo figo. Dovete anche recuperare anche questo. Bene, Dave Corsair mi ha voluto fare sta lista. Cazzo, senza un film che, anzi, soltanto New Nightmare e Scream 2. Lì non siamo tanto d'accordo, però per il resto, veramente, tanta tanta roba vi ha consigliato il nostro Dave Corsair. Andate a recuperare, alcuni si trovano sia su Netflix, alcuni su Amazon, alcuni su Disney Plus, quindi se avete tutte le applicazioni come me, riuscite a recuperarli tutti quanti senza piratare, tranne alcuni fighi dovete noleggiarlo e anche Willy's Wonderland, sì, anche questo qua, anche qualche Scream pure. Voi cercate, ragazzi, ma mi raccomando, non scaricate. Se lavorate e state, diciamo, bene, ecco. Ma anche non so benissimo, 3 euro per noleggio ce l'avrete. Quindi, se amiamo questa cosa di intrattenimento, cerchiamo di sostenerlo in qualche modo. Per chi non può, allora non posso dirgli niente, che nessuno si offenda.
Detto questo, io vi rinvito se qualcuno vuole mandarmi qualche top, non vi preoccupate, non abbiate paura di me, mandate pure. Ci sarà un po' di tempo che non verranno caricati immediatamente, ma tranquilli, io li salverò e li porterò. State tranquilli. Detto questo, come sempre, vi invito qua sotto se volete iscrivervi al canale, se non l'avete già fatto, di lasciare mi piace, commentare e dirmi la vostra e anche se siete d'accordo o meno nella lista di Dave Corset. Per me è approvata. Se volete regalarmi anche qualche film da recensire, qua sotto trovate anche una wishlist di Amazon, che ci sono vari titoli, al cui veramente vorrei vederli, ma se qualcuno me lo regala ci porto anche una recensione e vi ringrazio anche in video. Prima di chiudere, ringrazio come sempre tutti i nuovi iscritti, gli affezionati e anche la regia Katia, perché non saprei neanche come cazzo fare a fare tutti questi video, perché ora se lo dovrà montare lei con immagine e tutto. Mi dispiace, amore mio, io non lo so fare, sono un incapace. E alcuni diranno, sei incapace anche a fare video, lo so, ma continuo, perché c'è quelli che apprezzano. Grazie. Detto questo, io chiudo qui e spero che vi ho intrattenuto con questo video. Grazie a tutti e al prossimo recensione video.